non bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, ma non con una challenge o una serie che, diciamo, appartengono al mio canale da un po', ecco, ma con un nuovo progetto. E questo nuovo progetto, la prima cosa che ci tengo a dirvi, nasce in collaborazione con un gruppo di amiche molto molto care che gestiscono un forum che vi invito con tutto il cuore, ragazzi, ad andare a visitare e iscrivervi, perché è un forum, ragazzi, in cui io ci ho lasciato praticamente il cuore, che si chiama The Sims Saga. Troverete il link in descrizione, nella descrizione del video, ragazzi. E questa casetta mi è stata gentilmente creata per questo progetto da Tate86, come potete vedere qui, che all'interno del forum di The Sims Saga troverete come Tati, semplicemente, o anche conosciuta come Tati Sims nel mondo di Facebook, insomma, ragazzi, no? Quindi la mia carissima amica Tati ha creato questa casetta, la Lynette House Basic. Ragazzi, perché sì, la protagonista di questa storia, intanto io vi mostro rapidamente questa piccola casettina, è Lynette Share, ragazzi. Sì, da qui il nome, diciamo, della sfida. O meglio, il cognome, vabbè. Proprio preso, sì, appunto, dal cognome di Lynette, ragazzi. Come avete potuto vedere, questa qua è una Legacy Challenge. E voi direte, madonna, un'altra Legacy Challenge. Abbiamo già la famiglia Redfield, non c'era bisogno di un'altra Legacy Challenge. Però questa, ragazzi, è una challenge un po' particolare. Innanzitutto io sono qua a New Crest e questa è la casetta che Tati ha gentilmente creato per me. Andate veramente, ragazzi, nel forum di The Sims Saga, iscrivetevi, perché potete trovare, ragazzi, recensioni circa le ultime espansioni o comunque game pack, stuff pack relativi sempre al mondo di The Sims, ovviamente, non solo, ma potete trovare Legacy. Quindi c'è tutta una sezione, ragazzi, dedicata alle Legacy, diversi tipi di Legacy, con tutte le regole, insomma, oppure le storie. Se volete scrivere una storia, un diario comunque con le vostre storie, una sezione dedicata a tutte le foto, lavori di grafica, ragazzi, insomma, chi più ne ha più ne metta, è un forum che io veramente vi consiglio, ragazzi, al quale io sono molto molto affezionata. Quindi andate perché sono veramente bravissime. Allora, questa qua è la casetta e molto presto, cioè tra poco, io vi presenterò Lynette. Ma prima la casa, ragazzi. Allora, questa è la casetta piccolina, perché ovviamente sappiamo che i sim, quando, no, partono comunque, no, appena, diciamo, ecco, vengono creati, hanno 20.000 simoleon, ragazzi, quindi abbiamo poco, no, a livello di dinero. E il valore del lotto è di 18.207 simoleon, ragazzi, quindi questo qua è il lotto. Per il momento ha i tratti internet veloce, terreno ottimo e su una linea temporanea. E questa qua è la casa, io ve la voglio subito mostrare. Partiamo, ecco, entriamo così. Tati sa che io amo le case molto colorate, è anche un po' il suo stile, anche se lei, ragazzi, dico la verità, è bravissima a costruire e fa delle case, lasciamo perdere, da urlo. Allora, qui c'è un angolino per la TV, insomma, no? Così. Qua, tavolo da pranzo con cucina, guardate che carina, ragazzi, troppo carina. Con cucina, frigo, no? Vedete tutto quanto qua al posto giusto. Qua c'è una porticina, vabbè, specchio con ovviamente lampada, ecco, da terra. E qui c'è un piccolo bagnetto. Vedete, proprio l'indispensabile, ragazzi. Poi una scala, si va al piano di sopra. E guardate che spettacolo. Questo soppalchino molto carino, ragazzi. Qui c'è semplicemente un letto, un armadio, un comodino. E qua un bellissimo orologio, molto colorato anche questo, ragazzi. Adoro questa casetta e ringrazio ancora una volta Tati Sims per averla creata. O Tati, o Tati86, insomma, vabbè, io la chiamo Tati. Allora, la sfida, ragazzi, sappiamo che è una Legacy Challenge.
E sappiamo che la protagonista si chiama Lynette, per ovvi motivi, perché eccola qua. Però non abbiamo ancora definito quelle che sono le regole, soprattutto perché, ragazzi, portare un'altra Legacy Challenge. Perché questa qui, come ho detto poco fa, è una Legacy Challenge un po' particolare, nel senso che ci sono le regole della Legacy Challenge, però alcune io ho pensato di modificarle per l'occasione. Perché questa qua, ragazzi, non a caso il cognome che ho scelto per Linette è Cher, perché questa sarà una Legacy Challenge, quindi una sfida generazionale condivisa. Ma condivisa con chi? Con voi, in particolar modo con tutti gli YouTuber che vorranno partecipare a questo progetto. È un regalo di Natale un po' in ritardo, ragazzi, però io pensavo, era da tempo, no? Ho messo da parte diverse sfide, diverse serie, scusate, perché volevo dedicarmi a questa, perché sapete che io, ecco, l'avete visto con Simmizzando, io amo sempre creare più possibile progetti che comunque vadano a sì, a coinvolgere, ecco, no? Più simmers o non simmers possibili. E con questo progetto, quindi con questa Legacy Challenge, con questa sfida generazionale, spero davvero che le varie YouTuber o i vari YouTuber, ovviamente appassionati di The Sims, perché la vedo difficile per chi non gioca a The Sims mettersi, no? Insomma, partecipare a questo progetto, che possano partecipare, perché ragazzi, qual è lo scopo? La Legacy Challenge sappiamo che è una sfida generazionale, quindi io cosa ho pensato di fare? Io ho pensato, ragazzi, di condividere questa sfida con gli YouTuber che vorranno partecipare, dividendoci le generazioni. Cosa significa? La Legacy Challenge classica prevede almeno 10 generazioni. E di solito la sfida termina con la nascita dell'erede dell'undicesima generazione. Cosa ho pensato di fare quindi? Io ho, grazie all'aiuto di Dati, vabbè, la casetta, però io ho creato Linette, che sarà la founder di questa challenge, quindi della famiglia Cher, perché poi il cognome, ragazzi, sarà ovviamente sempre Cher, perché essendo una sfida generazionale il cognome è sempre quello. E cosa ho pensato di fare? Io ho creato Linette, giocherò con la prima generazione, quindi Linette troverà l'amore della sua vita, avrà dei figli, tra questi ci sarà l'erede, e una volta che l'erede sarà diventato o diventata giovane adulto o adulta, io metterò la casetta, perché nel frattempo ovviamente ragazzi, per chi conosce le challenge, la Legacy Challenge sa che viene richiesto un lotto molto grande, uguale o superiore a 40x30, proprio perché la famiglia, la casa si allarga comunque, no? Si ingrandisce perché la famiglia si allarga e quindi serve spazio. Io, quando l'erede della seconda generazione sarà diventato giovane adulto, quindi quando sarà ufficialmente, avrà ufficialmente, no? Prenderà in mano, ecco, ufficialmente le redini della seconda generazione, quindi diventerà ufficialmente l'erede, io caricherò la famiglia. Così come sarà arrivata a quel punto, quindi magari non lo so, avremo in quel caso una Linetta anziana o una Linetta adulta, quasi anziana, chi lo sa. Così come sarà, la caricherò in galleria. Io uso CC, ragazzi, ma ovviamente siete liberissimi di usare CC come di non usarli. E caricherò la casa. Così come sarà arrivata, così come sarà stata modificata, fino al punto in cui io avrò giocato. Chi di voi deciderà di partecipare? Io faccio un esempio pratico adesso. Mettiamo il caso che Dreamlike Moon mi dica: mi interesserebbe fare la seconda generazione, ad esempio. Dreamlike Moon scaricherà dalla galleria la casa e la famiglia e sarà lei a gestire la seconda generazione. Quando l'erede della terza generazione, gestita da Dreamlike Moon, diventerà giovane adulto, quindi diventerà l'erede, Dreamlike Moon farà la stessa cosa, quindi prenderà la famiglia Cher fino al punto in cui sarà arrivata, finché lei l'avrà gestita, la caricherà in galleria. Stessa cosa con la casa, la caricherà in galleria, sempre ragazzi con le dovute modifiche, perché man mano che le generazioni cambiano, uno magari vuole cambiare la casa, vuole ampliarla, vuole, non lo so, aggiungere una stanza, togliere una stanza, eccetera, eccetera. E caricherà anch'essa in galleria. Quindi poi, ora sparo sempre a caso, immaginiamo che Roy Cole mi dica: faccio la terza generazione. Roy Cole scaricherà la casa, scaricherà la famiglia Cher.
giocherà fino a che l'erede, non futuro erede, quello della quarta generazione, non diventerà giovane adulto, quindi non diventerà effettivamente l'erede, ricaricherà tutto in galleria e così a procedere fino ad arrivare alla decima generazione. Io lo trovo un progetto molto molto carino e spero piacerà anche a voi. Ci stavo pensando già da un po' e volevo fare un qualcosa che non solo coinvolgesse comunque più youtuber possibili, ma che desse modo comunque, no, agli youtuber di collaborare, ma anche di, ad esempio, non so, persone che magari sono iscritte al mio canale, per assurdo sparo perché ovviamente lo vedo praticamente impossibile, però mettiamo il caso, non conoscano Dreamlike Moon, o comunque i suoi video, o comunque il suo canale, o Heroic Hall, o chiunque deciderà di partecipare a questo progetto. Attraverso questo progetto, se vorranno continuare a conoscere le avventure o le disavventure della famiglia Cher, avranno così contemporaneamente modo di conoscere non solo il canale, ad esempio Dreamlike Moon, Heroic Hall, o comunque in generale degli youtuber o delle youtuber che parteciperanno, ma così anche comunque eventuali serie, challenge, che a parte gli share che comunque hanno i vari youtuber o le varie youtuber hanno nei loro canali. E la trovo un'idea molto molto carina. Ovviamente come ogni Legacy Challenge che si rispetti ci sono delle regole, e sono bene o male le stesse regole della Legacy Challenge classica. Poi c'è chi le modifica un po', chi proprio rimane fedele alle regole. Insomma vabbè, poi quello, no, si stabilisce. Secondo me io vorrei tanto, ragazzi, e ci tengo, che in questo progetto comunque io gestisco la founder, quindi le basi, diciamo, no? La prima generazione. Però non voglio che tutti stiano alle regole che io deciderò per la mia generazione, perché secondo me il bello di questo progetto è anche vedere diversi modi di giocare, diversi modi di rapportarsi ai sim, diversi modi di costruire o modificare la casa. E quindi non trovo giusto comunque stabilire io delle regole che poi tutti seguano, tra virgolette, passivamente le regole che io ho stabilito. Quindi partiamo con quelle che sono le regole, ragazzi, quelle che sono proprio base, cioè nel senso che sono così, per quanto si possano modificare, ma sono quelle. Allora, prima di tutto bisogna creare un sim giovane adulto o adulta, contratti ed aspirazione liberi, nonché con la possibilità di utilizzare o meno CC, solo CC del cast, ragazzi. Questo significa capelli, skin, occhi, abbigliamento, scarpe, non lo so, tatuaggi, tutto quello che fa parte del cast. Non, assolutamente, non si possono utilizzare CC relativi alla costruzione, quindi finestre scaricate, porte scaricate, non so, per esempio, ecco, letti scaricati o mobili. Questo perché? Perché nel gioco, bene o male, ecco, faccio un esempio pratico adesso. Nel gioco, per tutti noi, ecco, questa cosa qua, che è una carta da parati, no, colore. Questo colore costa per tutti 2 simoleon. Magari se qualcuno scarica un altro tipo di colore può costare 1 simoleon, quindi non è, fra virgolette, diciamo, giusto che c'è chi è magari è più avvantaggiato perché magari usa un CC che costa meno rispetto a i non CC, ovviamente, presenti nel gioco. Ecco, ad esempio, come può essere, non so, una sedia, immaginiamo, no? Sto facendo un casotto, so, ok, perfetto, immaginiamo, ecco, non lo so, un lavandino. Ecco, questo qua costa 135 simoleon. Il più scrauso costa, quant'è? Ammazza, quant'è il più scrauso qua? Ok, il più scrauso costa 125 simoleon. Magari un CC scaricato, il più scrauso costa 30. Quindi non è, secondo me è giusto che tutti abbiano la stessa possibilità di giocare cioè, in modo che il gioco sia comunque, ecco, il più uguale, ecco, mettiamo così, per tutti, ecco, tutti hanno, quindi solo oggetti del gioco, presenti nel gioco, niente oggetti scaricati. Però per quanto riguarda il cast, come dicevo, capelli, skin, occhi, eccetera, eccetera, potete personalizzare il sim come però vi pare, o anche non utilizzare CC, ok? Seconda regola, il sim creato o la sim creata dovrà essere da sola o da solo, quindi non dovranno essere presenti altri sim, oppure cucciolotti. Si parte con soltanto il sim che deve essere giovane adulto o la sim che deve essere giovane adulta da sola. E tra poco io vi presenterò Lynette, ragazzi.
Una volta che avremo creato il sim, le regole dicono che deve essere trasferito, regole ufficiali, in un lotto 50x50. Scusate. Ora, io ho voluto, ecco, un po' prendere anche le regole del forum di The Sims Saga. Andate, iscrivetevi, mi raccomando. E appunto, come ho detto prima, il lotto deve essere uguale o superiore a 40x30. Quindi, mi raccomando, così. Oh, le regole base, quelle originali, dicono che il sim dovrà partire con 1800 simoleon, perché una volta, diciamo, acquistato il terreno, diciamo, si dovranno acquistare oggetti finché il sim non rimarrà con 1800 simoleon. Vedrete che l'inet rimarrà con molto meno. E sì, questa è una regola che ho deciso di personalizzare, proprio perché, ragazzi, questo è un progetto nato più per condividerlo con tutti voi, piuttosto che stare lì a seguire rigorosamente tutte le regole, che sono 800.000, e poi magari rompersi il pero, perché troppe regole, secondo me, poi dopo un po' stancano anche. Però io le leggo perché mi sembra giusto. Poi, il compagno o la compagna dell'erede non dovrà portare simoleon in casa quando si trasferirà. E questa, ragazzi, è una regola che io vorrei, poi decideranno anche gli altri o le altre youtuber se mantenerlo o meno, però perlomeno io per la mia generazione manterrò. Vi premetto una cosa, che di solito, ringrazio sempre The Sims Saga per le regole anche, di solito si tende a accoppiare, diciamo, il sim, ecco, in questo caso Lynette, per esempio, con un personaggio, un NPG, un personaggio non giocante, presente nel gioco. Quindi, per esempio, non lo so, di solito, ecco, per esempio, nella mia challenge abbiamo utilizzato Salim, questi personaggi già creati, ecco, già presenti nel gioco, diciamo così, più che un personaggio non giocante. Oppure, ecco, i sim che passano, i passanti, quindi quelli con cui proprio non si può giocare, nel senso che non hanno una casa. Per esempio, Salim vive a San Mesciuno, si sa, si va lì e si gioca con Salim. Oppure, ecco, sim quelli che passano e che sono random all'interno del gioco. Io questa regola l'ho voluta cambiare, ragazzi, perché sinceramente sarà che non utilizzando alcun trucco, quindi nessun salvataggio nuovo, parto sempre ovviamente a, mi raccomando, io sono partita con un salvataggio nuovo, pulito, non ci sono altre mie partite presenti in questo salvataggio, perché in questo modo, ragazzi, non c'è il rischio comunque, cioè la partita è pulita per un motivo, nel senso che una delle regole della challenge ci dice appunto che fino a tutto, al termine della sfida, quindi in questo caso, ragazzi, è meno pesante, fra virgolette, questa come regola. Però fino al termine della sfida si deve giocare unicamente con questa famiglia, quindi con la famiglia share, solo con la famiglia in cui c'è l'erede. Quindi immaginiamo, ragazzi, che cioè, immaginate comunque, meglio avere una partita pulita con cui iniziare. Perché sì, perché in questo modo comunque c'è solo la famiglia share, tutte le altre famiglie fanno da contorno, ma si deve solo giocare con la famiglia. Quindi nel caso nostro, ragazzi, solo, ecco, io giocherò solo per la prima generazione. Riprendo gli esempi fatti prima, Dreamlike Moon dovrà giocare solo per la seconda generazione, quindi dovrà giocare solo con gli share e mai andare da nessun'altra famiglia, ma per la durata di una generazione non è poi così tanto. Però immaginate tutta la durata di una Legacy Challenge classica. È tanto tempo, cioè 10 generazioni sono veramente tante. E quindi sì, ragazzi, andiamo avanti. Poi, quindi niente soldi quando il tizio si trasferisce. Dicevo, io non ho voluto, diciamo, rispettare la regola degli NPG o comunque di Salim e altri cavoli. Ho voluto creare io il simmino che diventerà il marito, il compagno, quello che vi pare, di Lynette. Perché sì, perché secondo me, ragazzi, c'è anche bisogno, no, di un cambiamento proprio a livello di genetica, di vedere sim nuovi, cioè, per quanto siano simpatici Salim e compagnia bella, ma dopo un po' uno si rompe le pere, detto proprio francamente, perciò via. Poi la scelta dell'erede. Oh, qua, ragazzi, c'è tutta una papacchia di regole che io vorrei molto semplificare, però, perché quando nasce, diciamo, Lynette avrà, ecco, no, figlio o la figlia, quello o quella potrà diventare l'erede. E per decidere chi sarà l'erede tra i figli di Lynette, cioè se ce n'ha uno solo, ovvio quello, però mettiamo il caso, perché voi sapete, io amo le famiglie numerose, quindi sicuro non ne avrà uno.
Come decidere chi sarà l'erede? Allora, ci sono tre modi, ragazzi. Le regole basate sul genere, le regole basate sulla linea di sangue e le regole basate sulla legge dell'erede. Poi c'è anche una quarta opzione che prevede, non mi riguarda, perché io comunque ho creato due sim, diciamo, normali, non sono né vampiri, no, né altro, né alieni, per esempio. Però, per esempio, chi magari ha... C'è anche la possibilità, ecco, di usare comunque alieni, ecco, per esempio, non so, mettiamo caso che Dream nella sua... con la figlia o figlio di Lynette, quindi con l'erede della seconda generazione, il marito o la moglie dell'erede della seconda generazione sarà un alieno, viene da sé che poi le regole lì in quel caso lì cambiano. Comunque, ecco, anche la scelta dell'erede, come scegliere l'erede, io la lascio libera, vi dico soltanto le varie modalità, ma poi è libera, secondo me... Sempre tornando all'esempio, deve essere Dream a scegliere, deve essere Roy Cole a scegliere, deve essere chi però sta gestendo la generazione in quel momento, perché secondo me, ripeto, non è carino stabilire una regola e gli altri poi devono, fra virgolette, sorbirsela. Quindi, per quanto riguarda il genere, c'è il matriarcato, quindi in questo caso Lynette è una simila femmina e quindi l'erede dovrà essere una femmina. Oppure c'è il matriarcato stretto, cioè il matriarcato è quello che dice: vabbè, va, deve essere una femmina, però mettiamo il caso che proprio non venga fuori una femmina, che questa c'ha 6 figli, tutti e 6 maschi, per assurdo, no? Che poi non è tanto assurdo perché nei Sims queste cose possono anche capitare. Vabbè, sarà un maschio se proprio non nasce una femmina. Il matriarcato stretto invece prevede che solo esclusivamente una femmina prenda il posto di Lynette come erede della seconda generazione, se no c'è l'uguaglianza, ovvero va bene sia un maschio che una femmina, che poi è quello che sinceramente io preferisco. Non sono, no, l'uguaglianza stretta anche, ovvero l'erede dovrà essere necessariamente, il genere dell'erede dovrà essere necessariamente opposto a quello dell'erede in carica. Quindi in questo caso, se Lynette ovviamente è una semmina femmina, se uno dovesse decidere di scegliere la regola del genere, ovvero dell'uguaglianza stretta, l'erede della seconda generazione dovrà per forza essere un maschio. Se non c'è il patriarcato, e vabbè, non ve lo devo spiegare, il patriarcato stretto quindi per forza un maschio. Se non la linea di sangue prevede strettamente tradizionale, quindi solo il figlio naturale, o tradizionale, o moderna, cioè vabbè ragazzi, ci sono una serie di cose, adottiva, strettamente adottiva. Io poi andatevi a leggere le regole se proprio volete essere così, però secondo me poi c'è la legge dell'erede, che è quella che scelgo quasi sempre io, ovvero o il primogenito o l'ultimo genito o il testamento biologico. Questo è carino, ovvero se chi ha tra i figli la relazione più alta con la madre, in questo caso Lynette, che era l'erede, diventerà l'erede, o per merito, cioè chi ha portato a termine più aspirazioni, o chi ha, per esempio, di un'abilità a livello più alto, o casuale, o esemplare, vabbè, o democrazia. Queste però, ragazzi, sono cose, immagina, o per genere, o per linea di sangue, o legge dell'erede. Io di solito, ragazzi, scelgo il primogenito, però sinceramente questa volta vorrei un attimino vedere, cioè Linetta metterà al mondo dei figli e poi magari, perché no, sceglieremo tutti insieme chi diventerà l'erede, perché giustamente con ultima parola, ovviamente il voto fra virgolette più, secondo me è anche giusto così, il voto più importante, cioè quindi quello che varrà di più, diciamo in questo modo, sarà quello della persona, dello youtuber che prenderà in carica la seconda generazione, perché parliamoci chiaro, giocare con un sim che non ti ispira non è proprio il massimo, ecco, quindi secondo me, io intanto continuo a mostrarvi la casa, è anche giusto così, ecco. Poi, ragazzi, molto rapidamente vi leggo le ultime regole. Ovviamente non si usano mod e non si usano trucchi, tranne ovviamente quei trucchi o quelle mod che non vanno a influenzare il gioco. Nel senso, facciamo un esempio. Se voglio usare il BB Move Object per mettere un oggetto, ad esempio, sopra queste mensole, non va in alcun modo a quel tipo di trucco, non va in alcun modo a, non lo so, influenzare il gioco, la challenge, ad esempio. Se vado ad utilizzare un Matterlord, ovvio che sì, perché si aggiungono 50.000 simoleon grazie alla fava. Quindi è così. Per quanto riguarda invece le mod, ragazzi, ovviamente, per esempio, non so, io ora non sono molto esperta perché ne uso pochissimo, però ecco, per esempio, la MCCC, esempio.
magari potrebbe essere utilizzata per mandare avanti la storia in modo tale, no, che anche le altre famiglie vadano avanti, però per esempio magari non potrà essere utilizzata per utilizzare il trucco per far avanzare il sim più facilmente con la carriera. Mentre per esempio c'è una mod di cui non ricordo mai il nome, che uso anche per la 100 Baby Challenge, ma non ricordo comunque il nome, che è quella che assegna tratti casuali ai pargoli. Io sinceramente non mi sento di utilizzarla in questa partita qui, perché io preferirei decidere i tratti con voi. Quindi quando ecco, i sim nasceranno, i figli di Lynette nasceranno e saranno, diciamo, piccolini, magari io mi limiterò a scegliere il tratto di Toddlerino, Toddlerina, perché fino lì tutto bene, però poi in base a come si comporterà da toddler, magari decideremo insieme i tratti per quando sarà bambino, stessa cosa adolescente, stessa cosa giovane adulto. Sempre, ripeto, dando l'ultima parola allo youtuber o alla youtuber che prenderà in mano la seconda generazione. Poi, non si può spegnere il gioco senza salvare quando capitano eventi negativi. In una Legacy Challenge, se per esempio state giocando, vi muore il marito o la moglie, faccio un esempio a caso adesso, dell'erede, non potete uscire senza salvare. Si salva. Qualunque evento positivo o negativo sia, si salva. Consiglio per il quale, cioè, motivo per il quale, ragazzi, vi consiglio, scusate, di mettere al mondo più di un erede. Perché in passato, parlo per esperienza personale, con una partita pubblicata proprio poi, ragazzi, nel forum che vi ho parlato prima. Quindi mi raccomando, andate e iscrivetevi a The Sims Saga, il forum The Sims Saga. Gestivo una famiglia, ragazzi. Vabbè, il padre era tipo un vampiro, roba del genere. All'epoca si parla, ragazzi, di The Sims 3, quando i Sim praticamente potevano morire pure perché gli cadeva tipo il meteorite addosso. E l'erede, che era bambino, quindi il figlio di questo vampiro che doveva diventare l'erede della quarta generazione, mi è morto per un meteorite. E io non avevo un erede, quindi in quel momento. Poi, fortunatamente, vabbè, che allora erano vampiri e quindi ok, era diverso. Erano ancora giovani, quindi ho potuto mettere al mondo l'erede, fargli fare un altro figlio. Però immaginatevi se questa cosa vi succede quando i genitori sono anziani e magari Lynette in questo caso non può più avere figli. La sfida è andata. È vero che potete adottare un bambino, però insomma, no? Ecco. Quindi mi raccomando, consiglio spassionato. Se ci tenete, ecco, poi se volete adottare si può fare, perché tanto, ragazzi, l'erede può essere o nato da, per esempio, Lynette e suo marito, o Lynette, sì, in questo caso Lynette e suo marito, quindi comunque, diciamo, ecco, per linea di sangue, mettiamo così, o può essere adottato. Mettiamo caso che Lynette abbia una compagna, ovviamente adotteranno un bambino, ecco, una bambina. Poi non bisogna traslocare o unire Sim nella famiglia della sfida. Cosa significa, ragazzi? Che da questa casa se ne possono andare via tutti. Allora, immaginiamo, Linette si sposa con Antonio, ok? Nascono Luca, Francesco e Arianna. Ora sparo nomi a caso. Arianna sarà l'erede. Significa che Luca e Francesco possono andarsene dove però vogliono, perché non sono gli eredi, ok? Ma Linette e Arianna non possono schiodare da qui, da questo terreno. E soprattutto da questa casa. Io, ragazzi, ho scelto New Crest 40x30, perché New Crest io ci gioco con la 100 Baby Challenge, quindi non è che abbia poi chissà quanto modo di giocare con New Crest, nel senso che la 100 Baby Challenge non è che la matriarca se ne va poi così tanto in giro per ovvi motivi. Quindi ho scelto questo New Crest. Però, ecco, basandoci sulla grandezza del lotto, magari, immaginiamo, magari potreste, per esempio, decidere, ecco, chi gestirà la seconda generazione. Magari dice: no, guarda, io voglio un 40x30, però preferisco Easy Springs. Secondo me questa cosa così si può fare, cioè cambiare lo scenario, ma mantenere la grandezza del lotto con la casa originale. Quindi significa che, a parte in questo caso il marito di Lynette, che dovrà trasferirsi senza portare un simoleon, non dovrà trasferirsi nessun altro. Non è che se Lynette ha una cara amica, io faccio trasferire anche la cara amica, esempio. Poi la regola successiva dice: la famiglia della sfida resterà nello stesso lotto fino al termine della sfida. Vabbè, questo si sa. In questo caso, relativo a questo progetto, fino alla fine della generazione che lo youtuber gestirà in quel momento.
Si può usare un oggetto antietà, quindi come la pozione della giovinezza o l'essenza di piantamucca, solo una volta nella vita del sim. Quindi, ad esempio, non lo so, voglio portare a termine l'aspirazione di Lynette, mi concentro su quella. Lynette arriva all'età di adulta, magari sta quasi per diventare anziana, che ancora non ha avuto un erede. Io posso solo una volta, per tutta la durata della vita di Linette, ricordo che per le regole della challenge, della Legacy Challenge, la durata della vita deve essere impostata su normale, ci tengo a dirvelo, e non può essere modificata, però soltanto una volta per tutta la durata della vita di Linette io posso decidere di utilizzare un oggetto antietà, quindi che porta indietro l'età, come la pozione della giovinezza o l'essenza della pianta mucca. Quindi, per esempio, Linette sta quasi per diventare anziana, non ha avuto un pargolo. Io sparo un esempio a caso: prende la pozione e ricomincia la fase di adulta da capo. Ecco. Poi non cambiare aspirazione attuale del sim finché non sarà terminata. Ora conosceremo Linette, vedremo anche la sua aspirazione. Non potrò cambiare, però, quell'aspirazione finché non l'avrò portata a termine. Poi. Scusate ragazzi, ma ancora un po' di fastidio alla gola. Non si può riportare in vita un sim dalla morte. Quindi, una volta che il sim è morto, è andato. Però, quando arriva il tristo, si può implorare per la vita del sim. Quello si può fare, ragazzi. Si può giocare solo con questa famiglia fino al termine della sfida, o nel nostro caso della generazione. Quindi, per tutta la durata della prima generazione, quindi finché io gestirò Linette, fino a che Linette sarà l'erede, io in questa partita, con questo salvataggio nuovo che ho creato appositamente per la famiglia Cher, potrò giocare solo con questa famiglia qui. Se per esempio Linette avrà un figlio, immaginiamo che abbia tre figli, il famoso Luca, prende, se ne esce e se ne va via di casa, io non posso giocare con l'unità familiare di Luca, ma giocare solo con questa. Ora io nella mia partita personale, nella Legacy Challenge di Redfield, sono andata anche in casa di Claire. Ho sospeso il passaggio d'età nella famiglia Redfield principale. Però questa cosa per la Legacy non si può fare, è una regola che io ho deciso di non rispettare. Ovviamente l'ho comunicato prima, ragazzi, quindi ok. Però solitamente per le regole della challenge si può giocare solo con questa famiglia. I tratti del lotto, ragazzi, possono essere liberi. Quindi in questo caso noi abbiamo questi qua. Volete cambiarli quando arriverà, per esempio, sempre l'esempio di prima, Dreamlike Moon riceve questa casa per la seconda generazione. Non le piacciono questi tratti, o magari l'erede della seconda generazione, per esempio, è un pittore, per cui questi tratti qua non servono a niente, e decide di cambiare. Ovviamente potete cambiarli quando e come volete. Poi, dunque, si può usare il Pozzo dei Desideri solo una volta per ogni sim presente in casa. Quindi mettiamo caso che in questa unità familiare avremo Linette, il marito e tre figli, quindi 5 sim. Potrà essere utilizzato da Linette una volta sola, il marito una volta sola, il primo figlio una volta sola, il secondo figlio una volta sola, la terza figlia o figlio una volta sola. Quindi per ogni sim presente in unità familiare il Pozzo dei Desideri può essere usato una volta per tutta la vita. Quindi non per la fascia d'età, ma per tutta la vita. Quindi se Linette va lì e lo usa da giovane adulta, da adulta non potrà più utilizzarlo per ovvi motivi, né da anziana. Dunque, per quanto riguarda le festività del calendario, possiamo fare quello che ci pare, però non possiamo partecipare alla festività della lotteria. Perché? Perché ovviamente a me non mi è mai capitato, vi dico la verità. Però, qualora il nostro sim dovesse vincere, la sfida verrebbe molto facilitata, e quindi non si può. Ringrazio ancora una volta The Sims Saga, ragazzi, e vi invito ad andare a iscrivervi perché nelle loro regole hanno inserito che non possono essere utilizzati tra i vari, no, tratti che possono essere acquistati con i punti soddisfazione, i servizi gratuiti, il frugale e i contatti. Quindi questi non li potremo utilizzare. Si possono adottare animali, ragazzi, tranquillamente. L'entrata in famiglia di un cucciolotto di gatto, di cane, non crea volpe, quello che vi pare, non crea alcun problema. Si possono acquistare nuovi tratti con i punti soddisfazione, tranne quelli che abbiamo detto, ovviamente. Gli eredi dovranno vivere nella stessa casa di partenza fino al termine della sfida, quello che abbiamo detto. Quando io passerò da questa casa con tutta la famiglia a, ecco, sempre per l'esempio di prima, Dreamlike Moon, per esempio, Dream dovrà utilizzare comunque questa casa. Poi lo scenario magari lo deciderà lei. Sempre un lotto 40x30, però gli eredi, solo gli eredi, devono restare sempre qua dentro. Infine, ragazzi, perché sì, siamo arrivati alla fine.
La sfida si conclude con la nascita dell'erede dell'undicesima generazione. Io pensavo però, secondo me, dovrebbe concludersi quando l'erede dell'undicesima generazione diventerà giovane adulto. Se no, chi prende in carico la decima generazione, fondamentalmente, ragazzi, gioca tipo 5 minuti. E quindi, ragazzi, il progetto è questo. Le regole sono queste. Io ve le riporterò comunque. Spero vi piaccia questa idea. Fatemi sapere cosa ne pensate, perché io non vedevo l'ora di iniziare. Questo è un po' il mio regalo di Natale per voi. Ripeto, arriva in ritardo, però volevo prima definire bene tutti i particolari e ci tenevo a pubblicarlo in un giorno. Oggi comunque è 28, venerdì 28 dicembre, in un giorno comunque libero per quanto riguarda almeno per ora la programmazione del canale, del mio canale, perché di solito il venerdì c'erano i supplì, ma ora sono sospesi e quindi volevo inserirlo appunto in un giorno in cui non c'erano altre serie, altre challenge, proprio per dedicarmi a questo progetto. Adesso, ragazzi, però voglio presentarvi Lynette, perché ci tengo moltissimo a presentarvela. Allora, ragazzi, lei è Lynette Cher, sarà la founder della nostra challenge, del nostro progetto, appunto, del progetto Cher. Lynette Cher, ragazzi, è un sim rinascimentale, quindi vuole essere abile in molte cose contemporaneamente. Veloce a imparare, chi è veloce a imparare sviluppa tutte le abilità un po' più rapidamente, è una smanettona, questi sim diventano felici leggendo di fantascienza o videogiocando, possono diventare tesi se non hanno giocato molto, sono più abili a trovare oggetti da collezione e possono discutere di cose da smanettoni con altri sim smanettoni. È un amante della famiglia, questi sim diventano felici vicino ai membri della famiglia, diventano tristi se non interagiscono con la famiglia per un certo tempo e possono vantarsi della famiglia, ed è pessimista, questi sim tendono a essere tristi, possono condividere pensieri malinconici con altri sim e quando sono tristi la loro creatività aumenta. Perché, ragazzi? Perché, come sapete, io tendo sempre a dare un tratto negativo ai miei sim, lo trovo più realistico. Quindi l'unica cosa che vi chiedo, per chi deciderà di partecipare a questo progetto, è di dare solo uno, ma un tratto negativo al vostro sim quando sarà. Quindi quando decideremo insieme i tratti dell'erede della seconda generazione, quindi il figlio o la figlia di Lynette, suggeritemi ovviamente due tratti positivi e un tratto negativo. Però per quello c'è tempo, ragazzi, perché Lynette deve ancora iniziare il suo percorso, figuriamoci. Quindi io spero che Lynette vi piaccia. Ora non la metto in partita, ragazzi, perché voglio aspettare che il gioco effettivamente inizi, quindi che il nostro progetto effettivamente inizi. Inizierà, ragazzi, a partire da gennaio, perché adesso è periodo di festa e magari no, non tutti sono lì davanti al computer, ci sono i parenti, come è giusto che sia, ragazzi, state lontani dai computer e godetevi la famiglia, perché è giusto così, e quindi magari non avete tempo di mettervi lì a guardare, a vedere il video, no, eccetera eccetera. Però, anche perché, ragazzi, è un po' durato un po' tanto, ma perché comunque avevo parecchie cose da dover dire, non volevo perdermi cose e poi magari ricevere 800 domande perché non ero stata chiara. Spero di essere stata chiara, ma ovviamente fatemi domande se qualora comunque non lo fossi stata, ecco. E il progetto partirà a partire dal mese di gennaio. Poi vediamo un secondo, ragazzi, non ho ancora una data ufficiale, sinceramente, però sicuramente da dopo il 7. Io vorrei partire dall'11 gennaio, ragazzi, venerdì 11 gennaio. In questo modo le feste saranno concluse. O al massimo, ecco, se proprio non ce la fate, se vedrò che non avrò molto riscontro, perché magari è periodo di festa, no? Magari per tutti dal 7 si è, fra virgolette, si riprende la routine, magari passeremo al 18, ecco, ma da gennaio inizierà il nostro progetto. Fatemi sapere, ragazzi, chi vuole partecipare. Io sarei, anzi, veramente felice comunque, ecco, di portare avanti questo progetto con voi. Spero vi piaccia. Voi intanto lasciatemi scritto nei commenti se volete partecipare. Poi insieme vedremo chi prenderà la seconda generazione, chi prenderà la terza. Quelli poi sono dettagli. Però fatemi sapere se questo progetto vi piace, se Lynette vi piace. Io ringrazio ancora una volta Tati. E ovviamente, ragazzi, il forum di The Sims Saga, grazie mille, perché solo grazie a loro se abbiamo una casetta, ragazzi, per la nostra Lynette. E niente, fatemi sapere cosa ne pensate, se il progetto vi piace, se vi stuzzica, se lo trovate carino. Io all'inizio, ragazzi, vi dico la verità e poi chiudo, volevo
permettere un po' a tutti di partecipare, non solo agli youtuber, non solo chi ha un canale YouTube. Però poi mi sono resa conto, ragazzi, che magari il progetto diventerebbe dispersivo. Perché magari è vero che c'è chi potrebbe postarla su Facebook, ma c'è chi non ha Facebook. C'è chi potrebbe postarla su Instagram, ma c'è chi non ha Instagram. Quindi ho preferito lasciare questo progetto nel mondo di YouTube, non me ne vogliate, semplicemente perché in questo modo comunque è più semplice andare nei canali della persona che gestisce la generazione in quel momento e poter, ecco, seguire, continuare a seguire la challenge. Per ora magari iniziamo con l'obiettivo di arrivare a 5 generazioni. Mi auguro arriveremo fino alla fine. Quindi a 10 generazioni, ma magari anche di più. Non c'è un limite alla fine. Cioè, le regole della challenge prevedono 10 generazioni, ma voglio dire, abbiamo cambiato delle cose, quindi non è che dobbiamo stare fermi a 10 generazioni per forza. Quindi io spero veramente di cuore che questo progetto vi piaccia, che lo apprezzerete e che parteciperete. Fatemi sapere nei commenti se avete intenzione di partecipare. Ricordo che non siete obbligati a usare CC. Potete, ecco, una volta scaricata la famiglia, ovviamente, se non scaricate CC, il sim è pulito e quindi potete giocare come volete. Quindi, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate. Scusatemi se mi sono dilungata, ma tutte le spiegazioni che ho dato erano più che dovute per permettere agli youtuber di decidere se partecipare o meno. Io vi abbraccio forte, vi auguro ancora ragazzi buone feste sul Simmers. E non.